giocavo a San Pietro, poi ho giocato a Palestrina, poi sono sempre in mezzo al calcio, conosco tutti i ragazzi, tutti i papà dei ragazzi, conosco quasi tutti. E poi ci conosciamo tutti. Ciao Cristian, ciao. Avete un medico qua, sì? Sì, ci sono Pianello Bruno, dopo la chiesa è stata tolta. Dopo c'è il medico dell'ospedale, per esempio, cioè i medici, poi c'è un medico che viene da Venezia che fa l'ambulatorio. Dopo c'è un altro a San Pietro. E se dovete fare esami queste cose qua, dovete andare a Venezia? Venezia o a Chioggia. O a Chioggia. Dove vi trovate meglio, l'ospedale di Venezia o di Chioggia? A Chioggia sono pochi anni che si può andare, perché una volta non... Andavamo sempre a Venezia. Adesso si va a Chioggia, fanno anche più presto a Chioggia. Cioè, una volta c'era l'ospedale anche qua, Pessina. Avete l'ospedale qua? Sì, una volta sì. Ah, ma no, non sotto, dove c'è la colonia qua all'inizio? No, a Coso, a Caloman. No, lì? No. Era vicino alla chiesa, a Santa Antonio. La chiesa, non questa chiesa. L'altra chiesa. Avete un ospedale? Scarpa, praticamente. Sì, dove c'è il pronto soccorso adesso? C'è il pronto soccorso. Allora un ospedale. Comandavano le suore, a parte che comandavano dappertutto le suore. Però secondo me c'è stato un male che beccava via le suore. Con le suore che era più serietà, che era più. Secondo me era un po' più serio. Vabbè, insomma, quindi per la domenica, allora, che festa grande, no? Domenica, giovedì sarebbe, ma portano fino a domenica la festa. E comincia domenica o comincia giovedì? Comincia giovedì. Vai. Allora la perdiamo. Cosa si fa? Cosa fate? Niente, domani c'è la processione, domani c'è la Sant'Antonio, la chiesa, no, questa qua, l'altra chiesa. Sì. La portano fino al cimitero e poi la portano in chiesa qua. E il giorno 3 la portano dalla chiesa, la portano qua al santuario. Quindi domani la vediamo la processione? Eh sì, alle 9 della sera, ora che arriva alle 10 qua. Passano di qua? Sì, la portano anch'io, la porto. Ah sì? Sì, perché la portano tutte le società sportive, un poco alla volta, perché è abbastanza pesante. E fate questa strada qua, non l'altra, no? Fate questa strada. Sì. Dobbiamo fare quella là, però qua c'è un sottoportico, bisogna fare il giro così, andare di là, perché è abbastanza alta. Vabbè, comunque non per la strada, quella dove passa. No, per dire. Di qua. O qua o là, insomma. Allora vediamo, c'è tutto il paese? Sì. C'è tutto il paese, sì. La portano fino al cimitero, si fermano là, fanno un po', poi la portano in chiesa. Sì, dopo così. Sono complessi che vengono, suonano? Sì, suonano davanti alle scuole, praticamente, dopo la chiesa. Suonano, e l'ultimo giorno suona un complesso di Palestina, praticamente. Vengono. Suonano anche da ballo? Sì. Ballate allora anche? No, io non mi piace neanche ballare, io non ballo. La popolazione è diventata abbastanza anziana, ci sono anche giovani, bambini? Sì. No, ci sono giovani, sì. Ma si è invecchiata rispetto a una volta la popolazione? Rispetto a una volta sì, una volta morivano più giovani praticamente. Mia mamma è morta a 99 anni. Ciao. 99 anni. Era fino a 87, 86 anni, era in gamba, perché un giorno abitavo qua, sono andato a trovarla, sono andato al campanello e vedo che non viene giù. Aspetta un po', dopo sento il rumore delle scale, venuta a prima, dove eri? Stavo lettando i vetri su 87 in camera. Anni. 87, 87 anni. Ecco, pare. Sì.
Lo faranno il traghetto da Chioggia qua per le macchine o no? No, no, vero? Voi siete contrari? Dovevano fare il ponte tra Palestina e Veroni. Tra Palestina e Veroni, ma neanche a quello. Quello di Chioggia penso proprio no. Non so il Veroni. Ma rovinerebbe tutto se venissero qua con le macchine a Chioggia, no? Anche perché dove vanno? Devono prendere il ferry per andare a Lido, dopo devono prendere un altro ferry per andare a Venezia. Allora domani sera la processione? Sì. Domani sera di nuovo. Lei abita qua? Sì, qua. Quindi siamo qua anche noi.